La problematica dell'insensibilizzazione non è nuova, comincia già con la televisione, comincia già con tutto il mondo dell'immagine del cinema. Chiaramente di vedere, non so più quanto, dall'età di 3 anni fino a 18 anni, il average American boy ha visto 10.000 crimine, murder, no? E questa è una forma di insensibilizzazione, se, assolutamente certo. L'accumulazione di notizie su che succede in paesi che sono distanti crea anche una certa insensibilizzazione. Non possiamo metterci ogni giorno nella posizione del torturato della Siria. E c'è anche, come diciamo, nel mondo cognitivo puro, emotivo pure, tutte e due sono condizionato a sostenere una quantità tal di ripetizione prima di fermarsi, perché il vero pericolo non è immediato. Non possiamo dire talmente di male della natura umana. Piuttosto la problematica porta indietro, siamo immersi in questo mondo di informazione. Essendo immersi siamo responsabili di questo mondo di informazione a un certo livello, siamo come dire parte prenante, siamo partecipanti dentro, vuol dire che quest'intimità che abbiamo nel mondo dell'informazione obbliga una, come dire, una sensibilità di un altro tipo. E su questo ho parlato del punto di essere, perché è una sensibilità che ha questa tattilità paradossale, però come se il corpo, essendo l'unico posto dove sei, allora che la tua immagine, la tua parola, i tuoi dati sono globalizzati, c'è solo un posto dove sei, il tuo corpo, questo corpo è la fondazione di un nuovo rapporto con lo spazio, la fondazione di un rapporto di presenza propriosettivo, esterosettivo, come una danza, una possibilità di nuovo avere uno spazio che non è più neutrale, che è uno spazio infatti che non è stato mai neutrale, ma conoscere questa cosa, ritrovare l'ora del santo, l'ora del cane. L'ora che conosce il cane, ritrovare questo spazio intervallare che certamente è stata molto controllato dal Rinascimento e dalla presa del potere sullo spazio dalla pittura che rappresentava il trompe-l'œil come la profondità tattile. Noi vediamo un neobarocco adesso di riconsiderazione dei sensi a un livello paradossale, non si sa ancora dove va, questo ragazzo aveva assolutamente ragione di puntare su questo pericolo. Ma detto questo, non è più tempo di cambiare e allora lamentarsi non va bene. Lamentarsi non va bene. Vediamo dove va questa cosa. E non è che la vedo bene, non pretendo. Vedo solo questa possibilità di aggiustare. Come Jenkins vede la convergenza, io vedo la trasparenza, essendo una cosa che non è più semplicemente una cosa del mercato e della cross media, transmedia, che ne so. No, è una cosa civilizzazionale. Siamo a cambiare di civilizzazione. E questa è la cosa da sostenere. E se prende 10, 20 o 50 anni è la stessa cosa. Prenderà certamente. Sono assolutamente chiaro che prenderà meno tempo che quello del Rinascimento e le 200 di anni di guerre di religione che abbiamo dovuto soffrire, che erano assolutamente indescrivibili. E ancora oggi le cose che succedono con Boko Haram e altre cose in vari paesi, che succedono in Siria, altre cose, non sono guerre di religione, benché la religione è sempre invocata, ma siamo di nuovo in una situazione di grande trasformazione. Speriamo che sarà più corta questa volta. Volta.
Certo. Abbiamo una situazione di nuovo incredibilmente paradossale, è tutto paradossale, perché da un punto il web veramente dà la possibilità alla gente di rispondere, diciamo il web, allora parlando, questo è una sinecdoche, no? Sì, una metonimia, il web vuol dire Twitter, Facebook, social media e tutti quanti, siamo d'accordo su questo. A partire di quest'idea, la possibilità, come ho detto, il web è il medium che noi dà la responsabilità globale. Vuol dire perché rispondiamo, perché noi dà questa possibilità di rispondere, abbiamo una responsabilità globale. E questo chiaramente è una democrazia partecipativa, almeno una democrazia partecipativa. Però una democrazia partecipativa dentro di che solo una parte conosce tutto il resto sull'altra parte non è una cosa molto stabile, non è un ordine desiderabile, diciamo, no? E per questo che non penso che il web ha finito la sua maturazione. Io parlo della maturazione del web, l'ho fatto vedere. La tappa attuale è una tappa è una tappa di sistola dentro di che tutto converge al livello del buco nero, diciamo, praticamente tutta l'energia venga dentro questa dimensione del big data. Però non si sa quante applicazioni i miei ragazzi faranno in scuola per rispondere e praticare l'uso dei big data a un modo che sarà più ancora preciso di Foursquare o di altri sistemi che usano per arrivare a una conoscenza delle condizioni intorno di loro. Nel un mondo dentro di che l'internet è libero, l'internet è un dovere dello Stato, è pagato dalle tasse e non da qualche compagnia che frutta tutte le cose da noi senza dare i servizi che vogliamo. Le tasse devono essere pagate per servizi che sono totalmente contabili, diciamo. Possiamo chiedere allo Stato, ai sistemi, a Trenitalia di rispondere. Lo so, però ci arriviamo. Ha avuto problemi con Trenitalia? Si scusa per il disagio, no? Tante volte, mamma mia. No, l'aggiustamento al cambiamento è di un tal velocità adesso che richiede un cambiamento generazionale, per questo che ci ho fatto vedere le rigenerazioni sulla lista di oralità, scrittura, elettricità. Generazionale, il corpo deve riaggiustare il sistema nervoso per integrare queste cose, essere capace di, per esempio, va bene, Google ci rende stupido, a un lato sì, certamente, però sei infinitamente capace, essendo un nodo di un sistema ipertestuale permanente, di mettere questo pezzo insieme, come lo fa la tua mente, con un contenuto infinitamente superiore. Essere agile nella rete serve infine più che di avere tutto il contenuto dentro, almeno che è questo che si vede della cultura attuale. E questa è la cosa che vedo come un buon segno. Come ho detto prima, ci sono cose che si perdono, ma altre cose che si guadagnano. E io ho detto Montaigne, il famoso Michel de Montaigne, il filosofo francese del Cinquecento, diceva «Mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine». Già parlava, si derideva di Rabelais che decenni precedenti avevo detto che era importante di avere la testa completa, piena di tutta l'informazione del mondo, di avere l'essere enciclopedico. E Montaigne diceva, no, beh, per questo c'è la biblioteca, non ho bisogno di avere tutto nella testa. E allora l'idea, essendo di avere la testa ben fatta, vuol dire capace di leggere criticamente le cose che si leggevano. Vuol dire già una sofisticazione della cultura alfabetica molto avanzata, molto avanzata. Adesso la situazione è cambiata, io dico, come le teste non possono più essere rimpiegate di qualche sia, meglio conoscerle insieme bene, che, capisci? Avere più teste più o meno vuote, però ben connesse. Questa era la mia risposta a Michel de Montaigne. Per esempio, se la sensibilità al dolore dell'altro
si perde nell'insensibilizzazione di che sembrava parlare non solo lui, ma anche l'altra persona. Beh, certo, questo è certamente un problema, però se indietro di questa insensibilizzazione si organizza un rafforzamento del sentimento di giustizia generale, per esempio, che non risponde più unicamente a un'emozione mossa, diciamo un'emozione che non è più forte, ma risponde a una struttura mentale, comincia a vivere secondo un'etica personale diversa e comincia anche a richiedere di altri e finalmente del potere un atteggiamento che succede in questa condizione. Allora, io per esempio, l'immagine che io posso dare delle strage, le streghe che leggo, la gente che vengono sulla spiaggia, la gente di Siria, i torturati di questo, se si vuoi vedere una dimensione statistica del problema, tu vedrai che c'è un'infinità di streghe, ciascuno del secondo, puoi avere uno come world clock. Possiamo dire quante persone sono torturate a questo momento, come quanti bambini sono nati, con quante persone sono morte. Tutto questo è assolutamente visibile adesso, statisticamente, ma verificato nella realtà delle cose. Bene, ciascuno di questi momenti che incontro sui media è una colpa nella mia carrozzeria. La mia macchina di nuovo ha toccato qualcosa e devo pagare un sacco per riparare il buco, ma la mia carrozzeria mentale è marcata di questo. A un certo momento non la voglio più così, mando la macchina a farsi riparare. So che sto parlando un linguaggio giapponese di trasforme, ma anche assolutamente è vero che questa problematica è reale. Quando leggo una cosa, quando sento che una persona si è suicidata, mi fa male. Mi fa veramente male. Allora, dove metto questo male? A qualche tipo di stress da che devo uscire a un certo momento con, che ne so, qualche pratica che la gente possono fare. Però il male c'è, la brutta marca c'è. E questo eventualmente crea una società che dica non la voglio più. Le donne, per esempio, hanno fatto un sacco nelle ultime decenni per prendere più, diciamo, prendere potere, di più libertà, di essere più uguali, tutto questo. Questo tipo è esattamente la cosa che dico. La gente comincia a dire basta. A partire dalla quantità di ferite che hanno ricevuto nella loro vita, a partire da un sistema ingiusto. Non dire che questo rimpiega l'emozione che è mossa, no. Però è molto più efficace infine che l'emozione che si spende intanto anche nell'azione. Dobbiamo essere capaci di vedere che il mondo cambia non solo con la buona volontà della gente, ma anche per forza. Sono felice di questo. Sì, no, è meraviglioso. No, io penso, allora, senti, una storia meravigliosa. Era con la mia prima macchina, avevo, penso, 20 o 20 o 20, 21 anno, e avevo il privilegio di portare la mia fidanzata, italiana, ma italiana canadese, di portare la mia fidanzata ai suoi cugini intorno di Termoli, a Termoli, no, le isole di Termoli, ma da fronte a Campobasso, era Campobasso. Io ho fatto questo viaggio di nozze, voyage de nozze praticamente con lei, a partire di Parigi, dove ho comprato la macchina, l'ho pagato $100 del tempo, che vabbè, è un po' di più oggi, molto di meno oggi, però diciamo valrebbe tipo 700-800, anche meno euro, diciamo. Non granché. Non avevo neanche la patente. Perché? Perché ero ancora belga. E i belgi erano l'unico paese, e si capisce perché, dove la patente non era per niente obbligatoria. Bene, allora il mio amico, cattivo come si può pensare, mi porta non immediatamente, ma dopo una mezz'ora di insegnamento, mi porta alla Place de l'Étoile,
adesso la Place Charles de Gaulle, la conosci? Sì. Ti ricordi? Sono 6 macchine di fronte che fanno il giro. E mi ha detto, bene, la sfida è questa, tu fai 3 volte il giro della piazza. Non ho mai paura così, l'ho fatto, senza incidente, dopodiché più problemi, è così che è successo. Allora questa ragazza l'ho portata a Venezia, l'ho portata un po' per tutto, perché per me era la possibilità di tornare per la prima volta in Italia, il mio primo viaggio in Italia quando avevo 4 anni, al Lago di Garda. Però per me, non so perché, avevo letto qualcosa e visto il Battistero e era un momento di grande innamorato di questo tipo di architettura, pensavo, andiamo anche a Pistoia per vedere questo, e ho fatto fotografia di questi. Mi è piaciuta molto la città e queste fotografie ce le ho ancora, vuol dire tornare qua era un, non un déjà vu, un'altra cosa, un sentimento anche di tempo. Io devo dire che una delle esperienze piacevoli, inedite, diciamo, che posso spiegare è quando sei con me, molto vecchio, 70 anni, il tempo diviene un valore particolare, prende un valore particolare. Allora, quando posso mettere 2 punti della mia vita insieme, come lo faccio con Pistoia, Then and Now, l'emozione è particolare, c'è già un rapporto, c'è un sentimento di sì, questa città fa parte della mia vita.